alle feste di Natale, dall'8 dicembre, eventi e iniziative. Ne parliamo con la Proloco di Orte. Cultura e gusto, dall'Umbria una mostra sul Perugino e Olivagando, la serie di eventi dedicati all'olio a Maggiune. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del TG Magazine. Giovedì 14 dicembre il personale Talete sarà presente presso il locale messo a disposizione presso la Biblioteca Comunale ad Ortescalo dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 13.30 alle 15.30 per ricevere il pubblico. È necessario però prenotarsi. Per farlo occorre andare sul link che vedete in sovraimpressione. È la prima volta che il personale Talete viene ad Orte e un'ottima occasione per ottenere tutte le spiegazioni, dai costi della bolletta ai contratti e ogni altra necessità di chiarimento. È con noi Selena Della Melina, segretaria della Proloco. Parliamo delle festività natalizie che sono in arrivo. Cosa ci propone la Proloco e i vari comitati che si occupano di organizzare nei vari quartieri? Allora, buonasera a tutti e grazie a Teleorte per la presenza sempre efficace ed efficiente per quello che riguarda le varie attività che vengono svolte nell'ambito del comune di Orte. Io rappresento la Proloco e mi scuso per l'assenza del presidente che purtroppo è stata impossibilitata a venire a causa di forza maggiore. Il calendario è molto fornito e delle attività natalizie che verranno svolte e è stato fatto in collaborazione con tutte le associazioni presenti sul territorio, insomma con tante delle associazioni presenti sul territorio. Si partirà sabato, quindi oggi praticamente è già stata fatta a località Pedignano a cura del Comitato San Lorenzo l'accensione dell'albero e l'evento denominato l'albero condiviso, e praticamente hanno fatto una manifestazione che comunque è propedeutica a tutto quello che sarà poi l'attività natalizia sia a Pedignano che a Ortescala, a Ortecentro e alle Grazie. Successivamente l'8 dicembre ad Ortescalo il comitato classe 1983 effettuerà sempre l'accensione delle luminarie e dalla mattina ci saranno i mercatini di Natale. A seguire il 9 dicembre Orte Centro Storico, la Proloco e il Comune e tutte le manifestazioni comunque sono col patrocinio del Comune e della Proloco, ci sarà l'evento Accendiamo il Natale, ci sarà mercatino, luci, giochi, la consegna delle letterine a Babbo Natale da parte dei bambini e quindi l'accensione delle luminarie e l'inizio ufficiale di tutte le attività natalizie. Domenica 10 dicembre a località Le Grazie il pomeriggio alle 16 mi sembra c'è l'accensione delle luminarie anche in quella zona e il 10 dicembre al centro storico dentro nella cattedrale Santa Maria Assunta ci sarà il concerto di Natale eseguito dalla banda musicale del Corpo della Gendarmeria Vaticana. Poi martedì 12 dicembre presso la Sala Proba Falconia nel pomeriggio ci sarà l'Orchestra Giovanile Jazz di Roma che fa capo alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio che eseguirà un concerto e sabato 16 dicembre in piazza sulle scale della cattedrale i bambini della scuola primaria Don Pacifico Arcangelo dell'Istituto Omnicomprensivo di Orte presentano Per un mondo di pace, sarà un concerto eseguito dai bambini, le maestre si sono rese disponibili per rendere questo pomeriggio insomma un po' particolare. Domenica 17 dicembre ci sarà Babbo Natale in moto in Vespa, praticamente sia il motoclub di Orte che il Vespa Club, alle 15 attraverseranno tutte le vie di Orte, Ortescalo, Pedignano, Le Grazie in Vespa, tutti vestiti da Babbo Natale e sarà semplicemente un evento goliardico e speriamo molto carino. Il 17 dicembre sempre nel pomeriggio
In cattedrale alle 18 ci sarà il concerto di Natale a cura del coro della cattedrale. Invece sabato 23 dicembre i bambini del catechismo eseguiranno un concerto e faranno dei canti dopo la messa del pomeriggio, quindi diciamo intorno alle 18:30 faranno questi canti natalizi accompagnati dal nostro parroco e quindi poi offriremo ai bambini una merenda diciamo, per ringraziarli di questa cosa. Giovedì 28 dicembre a Orte Scala, nella sala del DLF verrà inaugurata una mostra fotografica intitolata Orte, una storia fra le immagini, e è a cura dell'associazione Moreno Marone questa mostra fotografica, che dura 3 giorni. Sabato 30 dicembre, sempre nella cattedrale di Santa Maria Assunta, ci sarà un concerto di fine anno a cura degli Arts Otton Band. È un evento a cura della banda musicale Città di Orte. E poi domenica 31 dicembre a Orte aspettiamo insieme il 2024, quindi ci saranno degli eventi, quindi musica dal vivo, fuochi artificiali, brindisi, e quindi diciamo aspettiamo insieme e brindiamo insieme al nuovo anno praticamente. Venerdì 5 gennaio, siamo quasi per finire. Venerdì 5 gennaio ci sarà la partenza della Pasquarella in piazza, quindi i cantori della Pasquarella che poi percorreranno tutte le strade del nostro paese e delle zone delle campagne partiranno e canteranno la Pasquarella fino a ritornare poi in piazza. E in più il 5 gennaio, sempre in località Pedignano, ci sarà la Befana, quindi un evento sempre dedicato ai bambini. E sabato 6 gennaio invece ad Orte Scala il comitato della classe 1983 farà ancora un evento per festeggiare l'Epifania e quindi dedicato ai bambini con giochi, regali e quant'altro. Il tutto si conclude domenica 7 gennaio alla cattedrale di Santa Maria Assunta con il concerto di Capodanno. E per quello che riguarda le festività, diciamo adesso gli orari, eccetera, li troveremo magari nel dettaglio sulle varie locandine degli eventi e sul manifesto generale che uscirà, però insomma questo è quanto siamo riusciti a fare con un lavoro importante di organizzazione e soprattutto di collaborazione con tutte le associazioni, perché questo è il nostro intento e noi vogliamo che sia sempre più così, insomma. Allora, ringraziamo la Prologo per averci delineato il programma e per essere stata con noi. Grazie a voi, buonasera a tutti. Cultura e olio, gli argomenti che vi proponiamo provenienti dall'Umbria. A Perugia, una mostra sul Perugino, visitabile fino al 28 gennaio prossimo, e a Magione, premiati meglio i Rioli Umbri nell'ambito della manifestazione Olivagando. I servizi sono stati curati da Avinews. Fino al 28 gennaio 2024, il Museo Civico di Palazzo della Penna, Perugia, ospita la mostra Rinascimento in Bottega, Perugino tra i grandi della storia, organizzata dal Comune di Perugia in partenariato con l'Università degli Studi di Perugia e il Nobile Collegio del Cambio e con il contributo del Comitato Promotore delle celebrazioni per il quinto centenario della morte del pittore Pietro Vannucci, detto il Perugino. Questa mostra, partendo dal Perugino, intende aprire lo sguardo su fenomeni paralleli dal punto di vista cronologico al Perugino e rivisitati attraverso la pittura ottocentesca, la pittura del romanticismo storico. Ci umanizza gli artisti, ce li storicizza, ce li fa conoscere nelle loro botteghe, ce li fa conoscere con i loro difetti, con i loro pregi, con le loro debolezze umane, con la loro arroganza. Troviamo 60 personaggi della storia italiana, veramente 60, tra pittori, papi, raffigurati, e se a questi unite i 40 artisti più o meno che li hanno celebrati, ecco, è un pezzo della nostra storia ottocentesca che ripercorre l'epopea, diciamo, più antica.
Il percorso espositivo si snoda attraverso 40 opere provenienti da alcuni dei più prestigiosi musei nazionali, tra cui la Galleria degli Uffizi e la Reggia di Caserta, e offre ai visitatori una chiave di lettura inedita della vicenda peruginesca. Si arriva alla terza dimensione, non solo quella delle opere, dei dipinti, ma quella del contesto, della società che le produce. E quindi arriviamo a proporre un tassello che forse mancava a queste celebrazioni. E ci arriviamo anche grazie, come dire, a un po' di ostinazione e alla qualità dell'apparato del comune, a partire da dirigente, la dottoressa Luisa Martella. Il contributo finanziario del Comune, unito a quello del Comitato Promotore delle Celebrazioni per il 5° Centenario della Morte del Perugino, ha permesso di effettuare interventi conservativi su ben 18 opere d'arte, conferendo così alla mostra un ruolo rilevante anche dal punto di vista della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio nazionale. Il sostegno è arrivato anche da aziende del territorio, come l'operatore di telecomunicazioni Connesi e l'azienda di servizi di cloud computing C-Web, che hanno aderito con entusiasmo e sensibilità, fornendo un prezioso supporto alla realizzazione della mostra attraverso il progetto Connessioni Culturali. Noi teniamo molto alla tecnologia, all'innovazione tecnologica, alla digitalizzazione, che sono, diciamo, i nostri più grandi asset di crescita, non solo aziendale ma proprio umana di questo tempo, ma crediamo moltissimo nel valore imprenditoriale e nel valore sociale dell'impresa, quindi riteniamo veramente importante sostenere e affiancare questi tipi di manifestazioni, questi tipi di mostre, perché in una, diciamo, comunità sempre più tecnologicamente avanzata ma un po' povera di valori, poter contribuire e essere presenti a questi tipi di eventi per noi è veramente motivo di vanto. Quest'anno è stato l'olio extravergine di oliva dell'azienda agricola Montemolino di Tuoro sul Trasimeno a distinguersi tra i 24 oli nuovi del Trasimeno, etichettati e non, che hanno partecipato al concorso oleario La Dolce Goccia nell'ambito della manifestazione Olivagando a Magione. Nel concorso fotografico Le Dolce Colline, invece, lo scatto più apprezzato è stato quello di Eleonora Orsini. Iniziative queste che danno la misura di quanto questa manifestazione, organizzata dall'assessorato alle attività produttive del Comune di Magione, sia radicata e importante per la promozione del territorio. Una manifestazione che coinvolge a livello comunale tutta la rete sociale, quindi la cittadinanza in primis, che partecipa in maniera attiva a tutta la realizzazione dell'evento e della manifestazione, i commercianti, le associazioni, tutte le proloco che fanno parte delle frazioni del territorio comunale, tutti si sono impegnati affinché questa manifestazione possa riuscire al meglio. Ogni anno vengono proposte delle iniziative, diciamo, migliori, delle iniziative in più che coinvolgono comunque tutte le realtà. Il cartellone di Olivagando ha previsto tantissime attività, escursioni, passeggiate, show cooking della chef Viola Leporatti, popolare sui social con il nome d'arte Viola in the Sky, un percorso di degustazioni, attività per bambini, laboratori, spettacoli, sport e una sfilata tra gli ulivi nel centro storico del borgo. Molte edizioni di questo evento che confermano appunto il successo di queste iniziative, che rappresentano un'occasione preziosa per riflettere, per ragionare sul mondo dell'olivicoltura, sulle produzioni di olio in questa particolare zona dell'Umbria, un olio di qualità. Credo che l'interesse e l'attenzione verso l'olivicoltura, verso la produzione di olio extravergine oliva di altissima qualità, rappresenti una delle frontiere di maggiore interesse guardando anche al futuro. Olivagando è un evento organizzato anche con il contributo del GAL Trasimeno Orvietano. Olivagando, insieme a tante altre iniziative, vuole sostenere, diciamo, questo tipo di prodotto, promuoverlo, ma soprattutto vuol far conoscere il nostro territorio, che è un'attrattiva unica, e arrivando qua si trovano delle eccellenze culturali, ambientali, agroalimentari di tutto rispetto.
Primo fine settimana di dicembre e scopriamo come sarà il meteo tramite il 3B Meteo. Bentrovati da Nico Schiodetto, un aggiornamento con il TG di 3B. Partiamo dalle immagini della neve, perché ieri è scesa sull'arco alpino anche a quote molto molto basse. Bellissime queste immagini, ci arrivano dalla Val d'Adige, da Trento, Trento imbiancata. Una nevicata però che è stata copiosa anche sulle Alpi occidentali. Cervinia, immagini dal drone, Courmayeur, addirittura abbiamo superato il mezzo metro di neve. Immagini eclatanti, molto molto belle, che fanno anche ben sperare per l'avvio della stagione sciistica imminente proprio con il ponte dell'Immacolata. Andiamo a vedere però il satellite che ci mostra questo treno di perturbazioni ovest-est dall'Atlantico verso l'Europa centrale, passando anche per l'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge soprattutto al nord e sulla Toscana, con neve in montagna a quote alte, ma dalla serata brusco calo della quota neve. Giungerà difatti dal nord Europa aria artica con un notevole raffreddamento, ancora precipitazioni domani al nord e sul versante tirrenico, con neve sulle Alpi di nord-est anche sotto i 700 metri di quota, e venti di maestrale domani anche al centro-sud, quindi finirà la primavera di quest'oggi con 20 gradi, domani man mano si torna in inverno. Domenica una giornata abbastanza bella sull'Italia, ma fredda invernale. Prossima settimana altre perturbazioni da ovest, dalla Francia. Tra lunedì sera e martedì potrebbe tornare la neve al nord a quote molto molto basse. Tutti i dettagli precisi li trovate però sull'app di 3B Meteo. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima edizione.